Bella vecchi dramani, bentornati qui su Canale di Grana. Se oggi siamo tornati con i nostri video bellissimi che non piacciono a nessuno. Non è vero, piacciono a molte persone, soprattutto quando raccontiamo i cazzi nostri. E oggi facciamo cosa? Invece che 10 cose che non sai di noi, 10 cose che vorremmo fare prima di morire. Che so, c'è sempre 5 mie e 5 tue, perché non c'è inventiva per farle 10 no, a testa. No, più cazzo, 10 a testa durerebbe 20 minuti del video. Quindi però non ci abbiamo. Non conviene. Ti pensi a me la scuola del telefono. Comunque sì, siamo 5 e 5 siamo. E comincia. Io vai. Trombare Emily Ratajkowski. Io trombare Lindsay Pelas. E già una è andata. Vai. Ok, adesso passiamo a quelle un po' più importanti. Sposarmi Emily Ratajkowski. Ok, sposarmi. Vabbè dai, la seconda. Allora, la seconda mia è sinceramente vorrei andare almeno una volta nello spazio prima di morire. Lo sai pure io. Vabbè, comunque sarebbe molto figo andare nello spazio, sì, e vedere tutto l'universo. Cioè tutto l'universo, no, una parte piccolina dell'universo. Vabbè, ma tipo per un telescopio, vedi, io ci andrei per vedere come si fluttua queste cose qua. Vabbè, ma la luce, cioè, per vedere la Terra da fuori, quello sarebbe figo. Io quello pure sto. E vedere la Luna, andare sulla Luna per esempio, lì sarebbe ancora più figo. Boh, a lunare. questa è la mia seconda cosa. La mia seconda cosa è vedere la Roma vincere la Champions. È una cosa che veramente bramo tanto. Vorrei vedere prima di morire e sono sicuro che ci riusciremo. No, vabbè, sono convinto che prima o poi la Roma una Champions la vincerà, anche se non so quando. Probabile fra 10 anni, come fra 20, fra 30, fra 40. E questo sto sperando e pregando Dio di arrivare a 100 anni per far sì che ci sono più probabilità. Che ci siano più probabilità, esatto. Quindi sì, vedere la Roma vincere una Champions sarebbe già. Oppure uno scudetto, io direi. Ho visto. Ho capito, però. E me lo ricordo anche molto bene. Comunque, no, niente, tutto qua. Questa è la mia. Un piccolo desiderio, ma grande per me. Mentre per me la terza cosa. Dire questa cosa prima che vogliamo. fa soldi, cioè. Diventa veramente così tanto ricco che con le banconote mi ci pulisco il culo quando vado a cagare, capito? Io cago tanto. Un fallito. Cioè Lindsay Pelas, sicuro. Se divento miliardario, sicuro è mia. Quindi se divento ricco, invece, esprimo anche l'altro desiderio. Ma invece tu pensa che Lindsay Pelas ti vola soltanto per i suoi soldi, mentre Emily è perché sono ma io. Ma che frega, voglio soltanto perché è figa. Ma Emily, invece, tra me e Emily c'è un rapporto di amore che. Vabbè, la mia terza cosa da fare prima di morire è arrivare a 1 milione di iscritti su YouTube. Sembra una cosa banale da dire su un video di YouTube, ma è così. Cioè, tipo, l'obiettivo prima era 100.000, ma adesso l'ho conseguito, quindi. Cioè era vedere la targa dei 100.000. Ma poi ti arrivano e cominciano a iscriversi tutti. Il bottone dei 100.000 io prima volevo. Poi il bottone è arrivato, quindi mi sono sentito un attimo realizzato. E poi ho detto no, che merda, questo voglio quello d'oro. Voglio quello d'oro. Quindi adesso l'obiettivo è prendere il bottone d'oro e arrivare a 1 milione di iscritti. Prima o poi ci arriveremo sicuramente. L'importante è non finire di fare video, ecco. Perché sono sicuro che se continuiamo ad impegnarci, i risultati arriveranno e quindi arriverà anche 1 milione di iscritti. E quindi uno di questi, magari fra qualche anno rivedrete questo video e vedrete io che desideravo di arrivare a 1 milione di iscritti. E ci sono arrivato. Sarebbe molto 999.000. Sarebbe molto figa come cosa. Quarta cosa mia. Diventare presidente degli Stati Uniti. Che non puoi. Non posso perché non sono statunitense. Però diventare presidente degli Stati Uniti sarebbe molto bello. Cioè la cosa più bella del mondo, secondo me. Cioè tipo molto, essere l'uomo più potente del mondo indiscutibilmente sarebbe molto figo. Peccato che non ma possiamo. Ma anche il presidente russo, sinceramente. Non mi farebbe schifo. Pensa, noi possiamo diventare presidenti italiani e varremo di meno di quanto vale per di Totti. In Italia vale più Totti che il presidente della Repubblica. Del consiglio. Sai, e te rapideranno questa cosa. Ma è la verità, cioè. Aiko! La mia quarta cosa da fare prima di morire è andare negli Stati Uniti. Non sono mai stato in America. E tipo io amo quel paese. E sono cresciuto vedendo, ne so, gli American Pie. E quindi le feste americane, il college. So che non potrò mai. Tutte cazzate. Non potrò mai vivere come in quel college perché ormai non ho più l'età e quindi siamo vecchi però vorrei andare. Quanti anni avete? Non sono mai andato in America e negli Stati Uniti, quindi vorrei andarci. E perché no, magari andarci tramite YouTube sarebbe una gran cosa. E un giorno magari anche noi andremo alle 3, si spera. E quindi niente, sì, andare in America sarebbe un sogno per me. È una delle cose da fare prima di morire sicuramente. Sto a pensare un attimo. Allora, la quinta cosa che vorrei fare prima di morire è non morire. No, non lo so. Sai che figo? Sarebbe no, comunque in realtà però, vorrei
visita, diciamo, tutte le capitali del mondo. Cioè, quello sarebbe abbastanza un sogno che comunque si realizza facilmente se si realizzasse. Anche la capitale di Liechtenstein. Sì, se si realizzasse cosa? Che era fare tanti soldi. Sì, esatto. Diciamo che se si realizzava cosa tutto... fare tanti soldi, si realizzano tutti gli altri desideri. Sì, esatto. Per esempio, pure far vincere Roma Champions. Se io ho tanti soldi, mi compro a Roma, gli faccio vincere la Champions. Quindi poi un po' contatto Lindsay Pelas e quindi la festa della Champions la faccio con Lindsay Pelas. Quindi in un giorno farei tre miei desideri. Ovviamente la Champions la andremo a giocare la finale in America. E... certo, la Champions League la finale in America. Sì, sì, farò un speciale. Speciale American Cup. Esatto. Sì. E poi qual è la cosa? Ah, la quinta cosa che ancora devo dire. Esatto. E la dirai adesso? Che la dirò adesso. La prima cosa da fare prima di morire è la mia quinta cosa da fare prima di morire è inventare qualcosa che rimanga nella storia. Cioè, tipo, che ne so, come quello che ha inventato la radio. Che ne so, come quello che ha inventato il computer, per dire. E inventare il computer, sì. No, perché inventare il computer? Beh, non sarebbe sempre difficile inventare il computer. Comunque, no, inventare qualcosa che, diciamo, sia utile alla gente, per cui si venga ricordati nella storia, ecco. Questa sarebbe una cosa figa da fa. E ovviamente, se io invento una cosa... Se vince la Champions Car, ma non viene ricordato nella storia. Beh, mi ricorda molto più se inventi una cosa tipo il computer. Che se vinci una Champions League è difficile. Mo che cazzo devo inventare? Cioè, più che ci penso, più non è. Vabbè, ma è uguale. Che cazzo devo inventare? Fino a che in Tom 20 nessuno pensa a quella cosa che devo inventare. Poi la inventano. Sì, ma ci sta quasi tutto. Cioè, giusta la pillola per ringiovanimento. Ste cazzate qua, proprio da fantascienza. Però non. Che poi se ci pensi, se io inventassi una cosa che. Ah, aspetta, riformulo la mia quarta cosa. Cioè, è tipo limitless, però non si può. Vabbè, comunque. La cosa che stavo cercando di dire è che se io invento una cosa che non ha inventato nessuno e per cui verrò ricordato una storia, vuol dire che farò i miliardi. Se facessi miliardi. Sì, vabbè, ho capito, Lindsay Pelas. No, mi comprerei la Roma, vincerei la Champions, andrei a fare la festa della Champions con la squadra in America e inviterei Lindsay Pelas. Però magari conta la trombe. Però quindi adesso, da oggi, lascio YouTube. Ok, canale personale. Il mio di iscritti me li compro, sti cazzi, me li compro e a quel punto io mi metto giorno e notte a cercare di inventare qualcosa per cui essere ricordato e riuscirò a fare tutto. Ragazzi, se questo le stronzate sono finite. Se questo video vi è piaciuto, vi lasciamo i like, noi ve li lasciamo a voi. Vi invitiamo a lasciare un like e scriverci qua sotto qual è la cosa che più vorreste fare prima di morire. Voi, scriveteci una cosa. La cosa che volete fare di più. A nominare Emile. Se vi è piaciuto questo video, condividete, mettete mi piace, guardate i nostri Instagram in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre bella vecchi Trapani. Ciao.